Salve gente e bentornati su Promerdus. Passato un po' di tempo, l'ultimo video che avete visto caricato era ovviamente della vecchia sessione, quella prima del mio stop dovuto all'infortunio alla mano a causa del lavoro. 10 punti di sutura più 2 sottocutanei, un piccolo incidente, si è risolto comunque bene a distanza di 4 settimane, quasi 5, diciamo che dopo 4 settimane e qualche giorno mi hanno tolto i punti completamente, la mano non era completamente ristabilita, anche adesso comunque ho difficoltà, non ho completamente la mano, si può chiudere. Ripeterò questo a tutti i video, così in base a chi mi seguirà, perché c'è qualcuno che mi segue, lo ringrazio. E piccola parentesi, oggi c'è vento, la finestra è aperta per far passare aria, anche se è il 28 dicembre e potreste sentire scampanare le pentole che sono appese. Mi scuso se dà fastidio. Comunque, quindi stavo rallentando per lavoro perché non ho ottenuto benefici dalla cassa integrazione con la quale ho cominciato a produrre più materiale in maniera un po' più copiosa, cercando quindi di aumentare il materiale stesso e quindi ciò che potete e non potete, diciamo, vedere. Cominciamo magari un po' a lavorare. Ho scaricato l'agricoltura di precisione, ma al momento non la utilizzerò. Cioè qui almeno, perché questo timelapse, purtroppo, perché questo video è parlato, devo anche ancora ricordare tutti i comandi. Perché questo video è parlato? Questo video è parlato per il semplice fatto che terminerà con il solito timelapse, ma al momento sono anche i cancelli aperti, non sono neanche scappate. Diciamo, al momento annuncio la chiusura di questa serie. Ci sono stati diversi episodi, puntavo a portarla più avanti, ma è uscita la nuova mappa e vorrei dedicare del tempo a quella mappa, quindi vorrei realizzare un timelapse sulla nuova mappa. Ovviamente mantengo le texture del prato che ho già installato, mi sono scordato la sensibilità della tastiera sulla manovrabilità dei trattori, quindi non utilizzeremo le stesse mod che sto utilizzando qui, la mucca vola, perciò questa timelapse terminerà qui, oggi è l'ultima puntata, la lavoreremo come se niente fosse, non cancellerò comunque la giocata, la mappa, per il semplice fatto che questa mappa me la sono modificata io. Vi ricordate, ho aggiunto, l'ho un po' completata, ho messo qualche decorazione in più, tipo le illuminazioni, qualche punto in più vendita, me la sono un po' elaborata su quello che ritenevo la mia necessità e sfruttando la base da parte dei creatori della Tuscan Inland, quindi le terre toscane, e sto scaricando, ma no, voglio caricare, e quindi non vorrei cancellarla, volevo tenerla insieme all'altro timelapse, ma il tempo purtroppo non c'è perché a causa della cassa integrazione, sentite che vento, a causa della cassa integrazione mi sono dovuto trovare un altro piccolo lavoretto nel frattempo, questo perché ovviamente bisogna andare avanti. Ho provato a dedicare del tempo a YouTube, volevo riuscire a spiccare un piccolo vantaggio su YouTube e poi ricominciare su Twitch, ma così non è stato perché YouTube purtroppo per me, come per tutti i piccoli streamer, o anzi no, neanche streamer, perché Twitch mi ha dato molta più visibilità e molto più supporto di YouTube. YouTube, chi non è partner o comunque non paga, continua ancora a non dare supporto e neanche a dare visibilità. Perché nonostante io sia 4 settimane che non pubblico, non ho perso tantissima visibilità, tanto quanto non ne ho guadagnata. Cioè, non guadagnarla è ovvio, perderla dovrebbe essere automatico. Il fatto di non perderla non pubblicando per 4 settimane implica che YouTube non mi dà la giusta visibilità, perché praticamente che io ci sia o che io non ci sia, la gente vede la stessa cosa. I suggerimenti sono quelli. Ovviamente chi è iscritto
magari la campanellina aggiornata, anzi scusate, accesa, verrà aggiornato quando pubblico nuovo materiale, come ovvio che sia. Ma i suggerimenti per i nuovi, i suggerimenti per gli altri, io non ne ho mai notati. E per controllare come qualsiasi youtuber e qualsiasi creatore di qualcosa, ho un secondo account, così non sono iscritto. In questo modo vedo a che livello vengo proiettato qui, a che livello il mio lavoro, la mia produttività viene aiutata da YouTube. In che modo, non essendo iscritto? Beh, semplicemente guardando video simili di altri, quindi altre tipologie di farming, quindi chi più famoso, chi meno famoso, e sulla base di quello dovrei vedere se mi suggerisce a distanza di una settimana anche qualche mio video. Ora, io non essendo iscritto al canale, con quell'account di verifica, diciamo, chiamiamolo così, non ho visto molti suggerimenti per me, praticamente nulla. In 4 settimane, giuro, non sto scherzando, in 4 settimane non mi è mai stato consigliato un mio materiale, e ci sono, perché io ho le live con le quali sono diventato affiliato, ho le live con le quali sono diventato affiliato, non ricordo, lato destro ci siamo, sì, ok, ho le live con le quali sono diventato affiliato su Twitch, per le persone che hanno seguito, per le ore che le persone hanno seguito, mentre qui non c'è, è vero che YouTube non ce l'ha quello scalino dell'affiliato, ha direttamente il partner, almeno neanche mi scarica, fantastico, sempre stato sto problema, mi è sempre dispiaciuto perché queste cose qui sono molto utili per fare soldi un po' alla volta, senti. Vabbè, tanto andremo a chiudere, mi dispiace, seccate, pulisco solo gli animali. E tornando a noi, il lato posteriore da questa interfaccia dovrebbero sistemarla, lato dietro, magari un segnalino da qualche parte dove sto scaricando sarebbe utile. Magari c'è anche qualche mod, ma io non lo so. Perciò, tornando a YouTube, che non mi aiuta, io ho guardato video di streamer italiani, streamer proprio, anche YouTuber, su YouTube ovviamente, video di streamer su YouTube, oltre che su Twitch, per farmi un'idea anche delle novità nel frattempo che non giocavo ed altro. Come la Precision Mod, bellissima, l'ho installata, qui non la vedremo nell'altra fattoria, molto interessante, porta degli ammodernamenti e anche una difficoltà maggiore a questo punto, in quanto il suolo acquisisce nuovi valori come conformazione, quindi se è sabbioso, argilloso, pH, azoto, perciò andremo a controllare meglio l'utilizzo di fertilizzante e calceviva. C'è la possibilità di mettere entrambi sia in manuale che in automatico. Ovviamente io, non essendo professionista, metterò in automatico. La possibilità di installare una struttura con il GPS per far lavorare meglio e più velocemente gli aiutanti. E niente, quindi niente, ho detto, stavo dicendo, ho guardato streamer, anche youtuber che hanno molti iscritti, che hanno molte visualizzazioni a poche ore dalla pubblicazione di nuovi video. Ovviamente, quindi, come parametro utilizzo sia loro che faccio una media con altri streamer o altri youtuber di, diciamo, fama inferiore come me o chi meglio di me, perché io proprio sto rasento lo zero. Però ho guardato anche quelli, mi sono cercato video di farming che hanno 100-200 visualizzazioni, video che ovviamente ne hanno 40.000-60.000 e video che hanno 1.000-5.000. Credo il modo migliore per poter osservare come vengono offerti questi video è chi ha la visualizzazione bassa. Non mi vengono offerti il giorno dopo. Quindi quei video dai 100 ai 1000, anche 5000,
non mi vengono offerti di vedere altri materiali di quelle persone, di quei creator, nella stessa maniera come mi vengono offerti quelli dei 5 e 3.000. Per dirvi una cosa, anche 2 volte al giorno posso aggiornare la pagina e controllare chi ha 20, 30, 40.000 visualizzazioni su quel video vecchio. Ovviamente mi mostra il nuovo, questo è ovvio che sia così. Devo prendere da mangiare, è ovvio che sia così, ma è anche altrettanto ovvio che dovresti farlo per chi ha pubblicato video di recente, perché per esempio è stato pubblicato un video di recente da parte di uno youtuber che come me gioca saturamente, gioca con gli amici addirittura, quindi fa multiplayer, erano in 3 se non sbaglio. Le loro visualizzazioni del nuovo video erano 49, io l'ho visto per caso, cioè cercando proprio scartabellando, scrollando con la rotella sul lato destro mentre un video andava avanti di uno streamer più famoso, li ho trovati, ho guardato, c'è un video da 1.000 visualizzazioni, il giorno dopo non mi ha presentato nessun video di quel tizio. Nessun video nella settimana. Sono andato io a cercare il nome sulla cronologia, sono andato a vedere se avesse pubblicato di nuovo e c'era un video nuovo con 49 visualizzazioni di 3 o 4 giorni prima, quindi zero. Mentre chi pubblica va avanti. E non è il discorso pubblica tutti i giorni, perché chi ha guardato, chi ha seguito si è reso conto magari che io pubblico sistematicamente a cadenza giornaliera. Altri prodotti, non sto parlando solo di farming, sto parlando di giochi e visibilità in generale, perché il problema ce l'ho anche su The Division e io non pubblico più tantissimo su PUBG, praticamente nulla, che lo faccio solo in multiplayer con un collega di lavoro e amico, ma altri youtuber che guardo pubblicano tutti i giorni e mi mostra tutti i giorni il loro materiale. Se non lo guardo per una settimana, comincia a calare la visibilità. Allora ho detto, facciamo questo test con me. Ho preso il mio account finto, sono messo a guardare queste serie, ne ho 126, cioè questi video di questa serie ne ho 126, fate Vobis, e l'ho guardato per tutta la settimana, e l'ho guardati completi, non solo 10 minuti, l'ho guardati, l'ho messo lì e me ne sono andato. E ho aspettato. La settimana successiva non mi ha mostrato nulla di me, niente, assolutamente niente. Quindi ho riprovato con The Division e oggi, che sto registrando, oggi è il 28 dicembre, ripeto, quindi questo lo vedrete a inizio dell'anno, questo siamo a inizio anno con la nuova programmazione, il nuovo materiale che sono riuscito a creare e quindi controllerò. Noteremo se c'è qualche miglioramento, ma ne dubito fortemente perché YouTube non aiuta chi non paga o chi non genera 30 ore su 24 di materiale, perché altrimenti non si spiega. Comunque, bando alle ciance, saluto tutti, ringrazio chi ha visto finora la serie. Chi la sta conoscendo adesso lo invito a non andare via e a non preoccuparsi perché non mollerò Farming, mi ha fatto intero affiliato, quindi continuerò a portarlo avanti in una mole di materiale diverso, molto diverso, quindi vedremo tranquillamente un timelapse sulla nuova mappa, non più terre toscane. Quindi saluteremo questa fattoria che più che fattoria è una zona industriale perché ho fatto più soldi con le fabbriche che con i terreni. L'altra non farò la stessa cosa. E non c'è molto altro da dire. Dobbiamo giusto controllare se abbiamo messo tutto. Hanno tutto loro. Perfetto, i polli hanno bisogno di cibo. E adesso tocca ai maiali. E agli altri ce li facciamo in timelapse con quello che resta. Un saluto da Snoopy, ancora un grazie, ai prossimi video, alla prossima serie. Ave!